Allora veniamo alle notizie internazionali. In primo piano abbiamo la situazione in Siria, perché è ancora giallo, non è stato del tutto risolto sulla presunta fuga. Sulla presunta fuga, quella lasciamola da una parte, del vicepresidente della Siria, che però sarebbe stato scoperto e arrestato. Ci perdoneranno i nostri telespettatori se per una volta parliamo di noi, anzi di uno di noi. Di uno dei volti che ha contraddistinto l'informazione di questa emittente fin dagli anni Ottanta, quando si chiamava con un altro nome, Tele Monte Carlo. Buonasera. Tra speranze e timori si è aperta oggi a Madrid la conferenza di pace sul Medio Oriente. E anche se ormai nel Golfo è tregua, vogliamo comunque mostrarvi le uniche immagini giunte stamani dai circuiti internazionali della battaglia dell'Eufrate in territorio iracheno. Buonasera, è veramente un panorama di morte e distruzione, un vero e proprio bollettino di guerra. Il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di maltempo che da tre giorni si abbatte. Ora, dopo un bel po' di anni, il nostro Armando ha deciso di prendersi una lunga vacanza dal piccolo schermo e noi sfogliamo insieme l'album dei ricordi di una intensa carriera professionale, fatta anche degli inevitabili blob. Vi parlo dalla redazione del telegiornale dove si conoscerà soltanto domani la decisione del giudice per le indagini preliminari. Adele Rando. Sentiamo il professor Antonio Ruberti, ministro per la ricerca scientifica. Buonasera, ministro. Sveglia, ministro. Vai. E ben prima del TG, sì. Eccolo ingaggiato in uno spot il cui slogan ha un sapore profeticamente giornalistico. Abbiamo l'esclusiva. Le tue scelte sono sempre un successo. Ciao Isabella. Come ti senti? Bene. Devo aver dormito tutto il giorno. Vado a dire a Ethel di prepararti qualcosa per la cena. È una sostanza che si usa ogni giorno dappertutto, che chiunque può avere a portata di mano e che dopo un minuto dall'averla inghiottita, la vittima è bella spacciata. Il film di Alfred Hitchcock del 1941, Il sospetto, interpretato alla grande da Cary Grant nel ruolo di Johnny Isgard, che è praticamente un poco di buono e che però fa innamorare di sé Lina, che addirittura scappa dalla famiglia per sposarsi con quest'uomo, ha una società con un altro che muore e la nostra donna inizia a sospettare che il marito abbia ucciso quest'uomo e che voglia uccidere anche lei. Sei mai stata capace di rifiutare qualcosa a Johnny? Famosissima la scena delle scale col bicchiere di latte illuminato che lei non beve perché pensa sia avvelenato. Buonanotte, Lina.
sospetto è il tarlo che distrugge la mente delle coppie, come dice bene Chabrol e Romer nel loro libro, appunto, sul grande Hitch. Purtroppo oggi per noi è soprattutto una giornata molto triste, perché ci ha lasciato, è morto Armando Somaiuolo, una colonna, un pilastro di questa rete, del nostro telegiornale, sin dagli inizi, dei tempi di TMC e poi del TG La 7. Era in pensione ormai da qualche anno, ma continuava ad essere per noi una presenza fondamentale, un grande giornalista e anche una persona retta, molto una persona buona, un collega veramente indimenticabile. Dunque ricorderemo anche Armando. Thank you.